Infatti portare in piazza centinaia di artisti, e sicuramente l'anno scorso abbiamo avuto 3-4 mila persone e ci aspettiamo altrettante persone per ognuna delle tre serate che ci saranno, no? Perché la manifestazione si conclude domenica sera. E per noi raggiungere l'obiettivo di parlare ad ognuno di loro e dire c'è la possibilità di farcela, no? Di lanciare messaggi contro la guerra, contro qualsiasi mafia, perché poi la xenofobia, il razzismo, c'è anche un contesto internazionale di grande difficoltà anche finanziaria, economica, per cui queste paure diventano più forti di qualsiasi tipo di messaggio in positivo, quindi stare tutti quanti insieme ci consente, no, di sconfiggere qualsiasi tipo di paura. La paura, vincere la paura che paralizza. La paura è una delle emozioni umane più potenti, forse la più potente delle emozioni umane, cambia proprio fisicamente le persone e paralizza. La paura impedisce l'azione. La liberazione dalla criminalità e dalla mafia comincia a non avendone più paura, comincia dall'interno delle persone, perché il cambiamento comincia nella testa della gente. Quando la gente comincia a non avere più paura e capisce di essere un'enorme maggioranza contro una minoranza delinquente, quello è la fine, è la fine della mafia. Quindi secondo Pinarlacchi ce la possiamo fare? Ma certamente ce l'avremmo già fatta, siamo stati già sul punto di eliminare la mafia. Dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, negli 2 anni successivi, siamo arrivati quasi al punto di voltare pagina, di mandarli via. E non ce l'abbiamo fatta, il discorso diventerebbe molto lungo, però ci siamo già arrivati vicino, bisogna completare l'opera. Questo processo che è un po' lento, no? Sono passati un bel po' di anni dalle stragi di Capaci, dalla morte, questo sacrificio umano, no? Che si è voluto fare dei magistrati. Questo processo, le voglio chiedere, secondo lei a che punto è? Cioè, abbiamo la possibilità di dare speranza anche alla mia generazione, no? Dei trentenni? Cioè, non voglio arrivare alla pensione prima di raccogliere qualche frutto. No, anch'io penso che dobbiamo fare le cose molto più in fretta e credo che una volta partiti col piede giusto non è questione di decenni, è questione di pochi anni, perché ci sono ormai tutte le condizioni. Ripeto, 30 anni fa non avevamo con noi la gente, non avevamo gli strumenti legislativi per poter combattere la mafia, non avevamo le leggi, non avevamo le risorse, non avevamo gli uomini, non avevamo i corpi specializzati. Oggi tutte queste cose ce le abbiamo, quindi se non si fa è perché non si vuole fare, non perché abbiamo un potere criminale enormemente più potente di noi. Ecco, questo è l'errore che non bisogna fare, anche attenzione a non esagerarne le dimensioni. Noi siamo più forti e abbiamo ormai tutte le risorse necessarie. Noi le avremmo distrutti se non ci fosse stata la politica corrotta a venire in soccorso della mafia, perché erano ormai in rotta. Un risultato l'abbiamo ottenuto comunque. Per esempio, i gruppi criminali organizzati oggi sono costretti a usare molta meno violenza di una volta. Se andiamo a vedere proprio i dati sulla violenza, sugli omicidi per esempio, abbiamo un declino notevolissimo, abbiamo oltre il 50-60% negli omicidi in Campania, in Calabria e in Sicilia. In Sicilia siamo all'80%, al 90%. Li abbiamo costretti a usare strategie meno visibili, a essere meno violenti, sia tra di loro che nei confronti dei loro oppositori, a adottare strategie più sofisticate, a fare più conto sulla corruzione e sul denaro che sulla minaccia esplicita della violenza. Come era 20 o 30 anni fa, io ricordo benissimo queste zone, 20 anni fa erano in condizioni molto, molto, molto peggiori di adesso. C'erano gli omicidi tutti i giorni per le strade, questi posti proprio come Giuliano, Villaric, erano il simbolo dell'Italia peggiore, degradata. Un passo avanti c'è stato, ma questo è dovuto alle cose che abbiamo fatto, è dovuto al fatto che a un certo punto la società civile si è fatta avanti, ha costretto la mafia a fare un passo indietro, a cambiare, è come un gioco, come dire, una partita a scacchi, noi facciamo una mossa, loro ne fanno un'altra, ora si tratta di vedere che mossa facciamo noi per colpirli in quello che è il nodo vitale adesso, che è il rapporto con la politica corrotta. Se non ci fosse la politica corrotta che incoraggia la camorra, noi ce ne saremmo sbarazzati già da una decina di anni. In questa strategia quindi un ruolo importantissimo ce l'hanno i cittadini, col voto possono come dire, evitare che la politica corrotta resti ancora al potere. I cittadini e i partiti,
Purtroppo oggi l'enorme maggioranza dei partiti, quasi tutti, invece fanno il gioco opposto. Sono molto infiltrati dalla corruzione, sono molto infiltrati da questa zona grigia che è un po' camorra, un po' corruzione, un po'... ecco, più difficile da individuare rispetto a una volta, dove gli schieramenti erano più netti. C'è una zona grigia che si è allargata moltissimo, in cui non si sa dove comincia la corruzione e dove finisce la criminalità e viceversa. E questo è il principale problema che oggi abbiamo. Che cosa può fare la gente in concreto? A parte abituarsi a pensare anche in maniera diversa, no? Ad abbandonare la logica del piacere, di andare a chiedere il piacere al politico per ottenere un proprio diritto, che in questo territorio è proprio l'ostacolo più grosso. Sì, comincia da qui la rivoluzione. Se ciascuno di noi può fare la sua parte, può dare un piccolo contributo rivendicando i propri diritti, non pensando che la camorra durerà sempre, e nella vita quotidiana ci sono mille occasioni per manifestare la propria opposizione. Si comincia così, con le piccole cose. Uno non deve pensare che deve fare la grande guerra, che deve fare l'eroe, che deve fare chissà che cosa, ma dalle piccole cose, cominciando a rispettare le leggi, e dalle piccole cose che nascono le grandi, non viceversa. Pinarracchio, la ringrazio, stare qui a chiacchierare con lei per ore, però... E la ringrazio molto intelligente. No, lo dica. Le risposte dipendono dalle domande, no? Grazie, abbiamo avuto ospite World of Peace, questa seconda edizione che sta crescendo, con testimonial importantissimi. Il piacere mio immenso e nostro di aver avuto Pinarlacchi con noi. Grazie.